Io comincerei, se siete d'accordo. Allora, intanto ringrazio e do il benvenuto a tutte le persone che sono in questa sala, chi interverrà alla tavola rotonda, ma anche chi è venuto ad ascoltare. So che c'è qualcuno che all'ultimo momento purtroppo non è riuscito ad essere con noi, come l'assessore Piani e l'assessore Rizzoli della regione, ma ringrazio Carolina Pellegrini che è stata molto disponibile ad accogliere questo invito e questa sfida a discuterne. Ringrazio anche le componenti del Comitato Pari Opportunità, del Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia che sono presenti. Vedo e conosco Anna Maria Passaggio e la professoressa Zajcic, non so se c'è ancora qualcun altro, ma magari le ringrazierò in seguito. Ringrazio il dottor Munarin, che è direttore del settore lavoro del Comune di Milano, che è venuto anche perché Cristina Tajani all'ultimo momento ha avuto un impegno imprevisto e quindi ci aiuterà a raccontare un po' che cosa succede in Comune a Milano. Tommaso Nannicini, deputato del Partito Democratico, purtroppo non è riuscito ad essere presente perché è stato bloccato da una serie di visite da un aereo. Ringrazio Silvia Roggiani, che ho visto poco fa, neo segretaria eletta del Partito Democratico Metropolitano. Mi fa particolarmente piacere perché poi le attività istituzionali si mischiano anche con le attività di partito sul territorio. Allora, mi preme ringraziare tutto il gruppo del Partito Democratico che mi ha accompagnato in questa avventura. Ringrazio lo staff eventi, Marco Chiappa, Valeria Vercelloni e Piero Pallotti, che mi hanno aiutato nella realizzazione anche dei video e di tutta la parte organizzativa. E poi in particolare vorrei ringraziare Giulia Mattaceraso, la dottoressa Mattaceraso e la dottoressa Cavrini, che hanno con me strutturato tutto il percorso e l'organizzazione di questo percorso, che è fatto a tappe. Abbiamo già detto anche nello scorso incontro che le donne che lavorano sono ancora troppo poche e hanno sicuramente delle carriere più frammentate e discontinue. Sono donne che spesso rinunciano al lavoro o addirittura anche a rientrare nel mondo del lavoro dopo una maternità, o ancora rinunciano a una carriera, a una progressione di carriera e alla crescita professionale quando i figli sono cresciuti e i problemi di cura diventano non più legati ai bambini ma a familiari anziani. Le aziende, le istituzioni e le lavoratrici devono forse essere ancora più consapevoli di questo divario, stante il fatto che strumenti normativi sono già in atto, ma forse richiedono qualche aggiustamento, come tutti avete rilevato. Ed è ancora molto presente purtroppo un forte conservatorismo a livello culturale che interpreta ancora la donna come un soggetto a cui è delegato quasi totalmente il carico di cura dei familiari. Mi preme sottolineare che da tutte le interviste raccolte questo tema è stato denunciato come prioritario da tutte le componenti, sia la componente sindacale, sia la componente datoriale, sia dalle istituzioni, ed è un po' il filo rosso che lega la necessità di una ripartizione più equa delle responsabilità familiari tra uomini e donne. Noi ci troviamo oggi, dopo un mese e mezzo dal primo confronto, perché oggi vogliamo mettere un po' più a fuoco quali strumenti e quali proposte di tipo legislativo, ma non solo, contrattuale e culturale, sia necessario mettere in campo per cercare di accorciare la forbice. Risaluto anche il mio capogruppo del Consiglio regionale Fabio Pizzul e ho visto anche Samuele Astuti, che non so che si è seduto, che è il responsabile del gruppo che partecipa alla Commissione Lavoro del Partito Democratico. Riprendo dicendo appunto che questo percorso è stato un percorso a tappe e per ricordarlo, per chi non c'era, vorrei ricordarle brevemente. Abbiamo fatto un convegno il 15 di ottobre in cui abbiamo coinvolto 6 esperte che hanno inquadrato le cause e le criticità del tema del divario retributivo: Elsa Fornero, Linda Laura Sabadini, Alessandra Casarico, Alessia Mosca e Donata Gottardi e Camilla Gaiaschi, che sono oggi qui con noi e ci aiuteranno a tirare le fila di tutto il discorso. Abbiamo chiesto loro, oltre a partecipare, a dare un inquadramento del problema, anche di porre alcune sollecitazioni, alcune domande. Queste domande noi abbiamo cercato di rielaborarle e di sottoporle sia alle associazioni datoriali, sia alle organizzazioni sindacali, sia alle istituzioni. Alcuni hanno dato una risposta con delle videoregistrazioni, altri hanno fornito
una risposta scritta. Molti di loro sono oggi qui in carne ed ossa, per cui approfondiranno quanto detto. Da quelle domande oggi partiamo cercando di mettere a confronto alcune riflessioni proposte, articolando il lavoro in tre grandi macro aree. Adesso alle mie spalle vi elencherò quali sono le domande che abbiamo sottoposte. Allora, il primo blocco di domande riguardava il tema dei dati. Allora, innanzitutto, se le imprese assolvessero all'obbligo previsto dalla legge 125 e quali sollecitazioni le associazioni datoriali avevano dalle imprese. Il secondo tema era la visibilità dei dati rilevati, per cui capire se sono visibili, se il monitoraggio fatto ad oggi è un monitoraggio efficace oppure se c'è bisogno di un monitoraggio di tipo diverso, tipo ad un anno dalla prima assunzione. Sempre sui dati ci si è chiesto, una domanda posta dalle esperte era se fosse possibile monitorare e regolamentare la parte variabile del salario, che poi risulta essere una parte importante su cui si gioca il divario salariale. Il secondo blocco che andremo ad affrontare oggi è tutto quello che riguarda gli strumenti di conciliazione e di facilitazione alla mobilità, alla flessibilità del lavoro, per cui le domande poste sono: innanzitutto, quali strumenti sia associazioni datoriali che rappresentanti sindacali ritenessero più utili per favorire il rientro dalla maternità e quindi anche ampliare la responsabilità genitoriale non solo sulle donne ma anche sui padri. Un'altra domanda posta era relativa a quali azioni potessero essere messe in atto per ridurre i vincoli alla mobilità delle donne, chiedendo anche se le donne che tendenzialmente si muovono poco, poi dopo comunque conservano il loro potere contrattuale nei confronti dei datori di lavoro. Abbiamo anche indagato se, abbiamo chiesto a tutti se queste fossero azioni da mettere in atto singolarmente oppure congiuntamente tra associazioni datoriali, organizzazioni sindacali ed istituzioni. Era stato sollevato il 15 di ottobre anche il tema della compensazione. Ci si chiedeva, la necessità era sorta di capire se è vero che le donne ricevono salari inferiori perché a volte richiedono o vengono compensate con benefici che non siano monetari. E poi una domanda molto provocatoria era quella che chiedeva quanto le donne fossero pronte davvero ad impegnarsi per ottenere pari opportunità nel percorso lavorativo piuttosto che compensazioni durante, per cui diciamo pari opportunità remunerate, retribuite e con una parte contributiva piuttosto che compensazioni. L'ultima parte, ma non meno importante, l'abbiamo dedicata ad indagare il vostro pensiero su formazione e scatto culturale. Formazione perché? Perché in realtà abbiamo evidenziato come il gap salariale, il divario retributivo non sia da considerare da solo, ma anche da considerare rispetto a una minore occupabilità in posizioni meglio remunerate da parte delle donne. Quindi tutto quello che è l'incoraggiamento alle giovani sul divario, sulle opportunità di formazione di un certo tipo di studi, per cui parliamo di STEM, parliamo di STEAM, di studi che hanno diciamo un forte contenuto innovativo, tecnologico, scientifico, e quali opportunità di formazione possono essere messe in atto nella formazione e nel percorso di carriera lavorativa. Quanto conta poi anche, ci siamo chiesti, la formazione di chi negozia e contratta al fine della contrattazione, quanto conta la formazione sul tema del divario salariale. Ultimo tema, ma secondo noi il più importante di tutti, la necessità di un cambiamento culturale, che forse non è solo nel modello familiare, ma potrebbe essere anche legato al modello di organizzazione del lavoro. Io non vado troppo nel merito, perché poi questa tavola rotonda servirà, anche se nel poco tempo cercheremo di stare in un paio d'ore dell'approfondimento di questi temi, e mi auguro in realtà che non finisca qua. Io ringrazio tutti perché non era facile questo percorso, non era un convegno in cui si parlava ognuno per sé, ma il tentativo era quello proprio di scatenare, di ingaggiare una discussione, un confronto vero, e credo che l'impegno a rispondere a queste sollecitazioni indichi che si possono effettivamente produrre delle soluzioni efficaci se questo confronto non si ferma qui e
e se le istituzioni, regione compresa, si possono fare carico di questo problema, facilitando e rendendo un po' costante questo confronto. Poi magari andremo nel dettaglio più in fondo. Mi preme leggervi due brevi estratti proprio a livello di questo tema, da una nota che mi ha mandato il presidente Attilio Fontana e una breve nota di Elena Buscemi, che è delegata alle politiche del lavoro di Città Metropolitana. Allora, Fontana ci scrive: il tema della piena occupazione femminile e dell'uguaglianza salariale contro il cosiddetto gender pay gap sono all'attenzione di Regione Lombardia, così come ho sottolineato qualche settimana fa al congresso nazionale regionale della CGIL. Fin dal momento del mio insediamento ho sottolineato l'importanza della valorizzazione del ruolo delle donne nell'ambito lavorativo, proprio per consentire loro di impegnarsi senza ostacoli nella vita professionale come in quella familiare. Ho sostenuto il rinnovo di misure come nidi gratis e incentivato la realizzazione di progetti per favorire la conciliazione vita-lavoro e il welfare aziendale. In Regione Lombardia non esiste una discriminazione salariale tra uomo e donna che ricoprono lo stesso incarico. Sono consapevole che altrettanto magari non avvenga nel privato. Ciò è profondamente ingiusto. In realtà alle donne che lavorano dovrebbe essere riconosciuto un plus, visto che nella maggior parte dei casi al lavoro di ufficio si aggiunge quello per la gestione di casa e figli. Nell'ambito della valorizzazione del lavoro e dei dipendenti regionali, per favorire la progressione, sarà certamente tenuto in grande considerazione l'equilibrio di genere. Non sono favorevole alle quote rosa, ma stigmatizzo chi discrimina una donna perché ha figli piccoli o potrebbe averne. Ogni donna dovrebbe essere libera di avere una famiglia e allo stesso tempo avere la carriera professionale che desidera. Dicevo che c'è ancora tanto lavoro da fare anche sulle stesse donne, che talvolta rinunciano a questa libertà ancora prima che venga negata. Quindi vi auguro buon lavoro e garantisco l'impegno ad ascoltare e a condividere quei piccoli passi che consentiranno alle donne di percorrere una strada nuova nel mondo del lavoro. Elena Buscemi, che è responsabile alla delega alle politiche del lavoro per Città Metropolitana, dice che la parità di genere è un'urgenza di cui dobbiamo occuparci mettendo in campo tutti gli strumenti possibili che possono agire su vari livelli, sia sul piano legislativo sia sul piano culturale. Sappiamo che esiste una norma, ma forse non è abbastanza incisiva. È quindi necessario elaborare un provvedimento che possa garantire alle donne lo stesso trattamento economico. Del resto, ogni altro aspetto della vita di una donna e delle decisioni che assumerà nel suo percorso passa da qui. L'indipendenza economica è il primo presupposto per la libertà di scelta da parte delle donne. Allo stesso tempo dobbiamo impegnarci su tutti i fronti per contrastare l'isolamento delle donne in alcune occupazioni, in alcuni settori, ed eliminare i limiti di crescita gerarchica a cui queste sono legate. Allora, passati i saluti, entriamo nel vivo del nostro dibattito. Abbiamo diviso il dibattito in tre momenti. Io partirei con un video in cui abbiamo raccolto alcuni spunti relativamente al tema che riguarda i dati, la loro trattazione, la loro raccolta, la loro visibilità, la loro accessibilità. Alcuni di voi si ritroveranno nei video, altri poi ci diranno qualcosa di più sul tema. Allora, il primo video si ferma qui. Volevo intanto ringraziare, perché so che ci sono in sala, un responsabile di ABI che ha mandato un contributo, però non conoscendolo. Buonasera, benvenuto, e chiedo di accomodarsi con me Serena Bontempelli, Massimo Bottelli, Carolina Pellegrini e Camilla Gaiaschi, e cominciamo a discutere del primo blocco di domande. Lasciando, molti l'hanno nominato, hanno nominato la legge 125 che chiede che sia, scusa anche Anna Zannino, scusami Anna, perché non, la legge 125 che chiede che alla consigliera di parità regionale vengano consegnate una serie di dati, una serie di rilevazioni da parte delle aziende, per cui io partirei subito da Carolina Pellegrini, che magari ci dice la sua sul suo, visto che lei poi è quella che lo rielabora, sentendo anche quello che è stato detto sulla visibilità e sull'accessibilità, che cosa ne pensa? Sì. Grazie per l'invito. Buonasera a tutti, mi scuso ma io alle 7:15 devo andare via e l'altra volta non sono venuta, però c'era Barbara Tommasi che è la mia collaboratrice nel nostro assessorato e la
Paola Mencarelli, che è la mia supplente, quindi diciamo che siamo qua in tre oggi e la cosa mi fa molto piacere. Allora, i dati noi siamo obbligate a, come dire, a raccoglierli ogni due anni. E devo dire che fino allo scorso rapporto i dati li raccoglieva la Regione Lombardia, cioè li raccoglieva l'ufficio della consigliera regionale di parità. Poi vi dico quello che penso di questa raccolta dei dati. Da quest'anno, cioè l'ultimo rapporto, io dico oggi ancora purtroppo, spero di dire fra un po' per fortuna, però oggi ancora purtroppo, li ha raccolti il Ministero del Lavoro, perché si è cambiato il percorso. Quindi i dati sono stati raccolti dal Ministero del Lavoro e ahimè noi non riusciamo ancora ad oggi ad accedervi. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo. Io mi auguro che a breve questa problematica venga risolta, perché noi siamo già attrezzate poi a fare la lettura e la rielaborazione, perché noi ci siamo portate avanti nella speranza di riuscire ad accedere al più presto a questi dati. Non abbiamo compreso francamente la decisione del Ministero del Lavoro, però ci siamo ovviamente, come dire, l'abbiamo accolta e ci siamo adeguate. Anche se devo dire alcune colleghe, un paio di colleghe non l'hanno fatto, cioè hanno continuato a raccogliere autonomamente i dati. Vabbè, adesso vediamo cosa succede. Per quanto riguarda i rapporti biennali, innanzitutto noi abbiamo innanzitutto sono per le aziende con più di 100 dipendenti. Ecco, questa è la prima questione. Delle aziende con più di 100 dipendenti, quindi di fatto non sono dati che fotografano una realtà completamente, soprattutto una realtà come la realtà lombarda che è la realtà dove la maggior parte delle aziende sono più piccole di 100 dipendenti, quindi siamo di fronte comunque ad una parzialità poi della raccolta. L'altra questione è che le tipologie di questionari, una tipologia di questionari un pochino obsoleta, un pochino vecchiotta, qui c'è Camilla a questo tavolo, che l'ultimo rapporto che abbiamo compilato è stata una di quelle persone che ci ha aiutato nella compilazione dei dati, quindi nella lettura dei dati. La Regione Lombardia aveva già comunque in qualche modo modificato parte del questionario, soprattutto sul blocco che si riferiva alla gender pay gap, cioè al differenziale retributivo. E quindi da quel blocco, in quel blocco lì, che è diventato un blocco più chiaro, quindi di fatto le aziende avevano più chiarezza nel rispondere, tenete presente che nei due mesi di raccolta dei dati, l'ufficio della consigliera di parità regionale, non quelle provinciali, era un delirio, perché eravamo praticamente sommersi da telefonate di aziende che ci chiedevano come rispondere ai dati, alcuno ce lo mandavano in cartaceo, cioè era un lavoro grosso quello della raccolta dei dati, cioè non era una cosa piccola, che se non ci fossero state in ufficio due collaboratrici al telefono dalla mattina alla sera, molte aziende non avrebbero avuto risposte, quindi questo è un tema, cioè a volte la difficoltà delle aziende di rispondere a questi questionari. Sulla questione del divario retributivo abbiamo dedicato nell'ultimo rapporto un blocco, un capitolo, perché appunto avevamo fatto il blocco, poi magari Camilla entra più nel dettaglio, perché già l'altra volta mi avevi chiesto di parlare di questo lavoro, e devo dire che il risultato di questo blocco, di questo studio su questo blocco, è stato un pochino diverso rispetto a quello che la letteratura scientifica ci dice a proposito, cioè cosa è stato rilevato? Che effettivamente diciamo, le posizioni dirigenziali, che sono tendenzialmente quelle dove il divario retributivo è più evidente, in realtà risulta meno evidente nella nostra analisi, e risulta più evidente il divario retributivo invece nel target impiegatizio e operaio. Perché questo? Perché di fatto nella lettura dei dati, cioè nel target, sono state inserite tutte le tipologie di contratto.
e quindi anche le tipologie di contratto come il part-time, che noi sappiamo essere maggiori in numericamente ovviamente rispetto a quelli dei maschi, e quindi è chiaro che facendo così la lettura e non, come dire, disgregando ulteriormente per tipologia di contratto, questo è stato il risultato. Quindi evidentemente il divario retributivo è risultato molto, molto più alto. Per quanto riguarda quello che verrà, cioè quello che dovremo andare a fare, io mi auguro nel giro di un paio di mesi, speriamo, c'è Barbara, dottoressa Tommasi, che guarda, mette gli occhi verso il cielo e fa così con le mani, speriamo di riuscire a entrare per capire su questo mega raccoltone che è stato fatto dal Ministero del Lavoro, di riuscire a venirne a capo, anche perché, ribadisco, è un rapporto che noi ci teniamo a dare. I nostri rapporti sono pubblici, perché sono stati mandati a chiunque, sono pubblici perché pubblicati subito sul nostro sito, quindi chiunque ci richieda i dati, noi glieli diamo. Perché sono importanti per noi questi dati? Al netto di dare un contributo in ambito di letteratura scientifica su questo tema, a noi interessano questi dati perché? Perché quando ci capitano i casi di discriminazione a noi o alle colleghe provinciali, se è un'azienda superiore ai 100 dipendenti, noi abbiamo idea di dove sia collocata la lavoratrice o il lavoratore, cioè capiamo dalla lettura dei dati in che mondo aziendale vive la lavoratrice o il lavoratore. Dico lavoratrice o lavoratore perché noi ne abbiamo avuti pochi, ma un paio di casi maschili ce li abbiamo avuti, quindi non è che sempre solo le donne vengono da noi, vengono anche tanti maschietti. Noi abbiamo visto negli ultimi anni, abbiamo fatto negli ultimi anni un lavoro ulteriore rispetto a quello che ci è richiesto come consigliere regionali, dico ci perché qua c'è anche la dottoressa Meccarelli, perché per 4 anni la città metropolitana ex provincia di Milano non ha avuto la consigliera di parità, e quindi anche i casi singoli sono venuti nel nostro ufficio. Di solito noi trattiamo solo discriminazioni collettive, almeno da legge, ex legge, noi trattiamo solo, in realtà ed è, però devo dire, stata un'esperienza positiva, perché trattando tanta casistica, perché poi è sulla casistica che ti vengono le idee, è nel guardare le policy aziendali sulle pari opportunità che ti vengono le idee. Trattare solo casistica collettiva, sì, fai magari anche il grosso caso, tra virgolette, in tribunale, ma non ce ne sono tantissime. Quindi molto spesso le consigliere regionali di parità hanno poco, come dire, poca contezza di quello che capita nelle aziende della propria regione, proprio perché trattano solamente casi collettivi. E invece noi abbiamo trattato, anche mi dicono di tagliare, scusate, hai ragione, noi trattiamo, avendo trattato anche casi singoli, ho visto poi ci sono un sacco di domande interessanti, provocatorie, magari poi faccio un appunto dopo, soprattutto sul tema del congedo di paternità, grazie. Grazie alla dottoressa Pellegrini, passo allora velocemente a Camilla Gajaschi per entrare un pochino più nel merito del tema, visto che hai lavorato al rapporto. Sì, parlerò pochissimo perché ho parlato tantissimo l'altra volta e soprattutto devo andare via presto, mi scuso di questo. Infatti facevo parte del gruppo di ricerca di statale Centro Genders che ha analizzato l'ultimo rapporto, in effetti ne abbiamo già parlato adesso senza entrare un po' nel dettaglio degli addetti al lavoro, sui limiti del questionario, cioè da ricercatrice chiaramente è un questionario che non si basa su microdati, e questo già è un limite, ma è molto difficile fare anche un questionario su microdati. I microdati consentono di avere moltissime informazioni sui rispondenti, e più informazioni hai, più riesci a rilevare quello che la scorsa volta abbiamo definito come il pay gap adjusted, cioè quello netto, al netto delle caratteristiche di uomini e donne, no? Quello dovuto al puro effetto gender, al puro effetto di discriminazione. Quindi sicuramente ci sono molti limiti su questo questionario, e il più grande è la tipologia, sono due i grandi limiti. La scala delle posizioni è troppo vaga, non può essere uguale per tutti i settori, e
e poi le tipologie contrattuali. E, questo fa sì che non sia possibile, insieme all'assenza di microdati, questo fa sì che non sia possibile, per esempio, fare analisi econometriche un po' più raffinate e che consentirebbero di calcolare davvero il differenziale retributivo netto, che è quello che ci interessa. Perché ci interessa? E chiudo. Perché è quello più difficilmente inattaccabile, cioè non riconducibili a ragioni che hanno a che fare con la differenza nelle caratteristiche tra uomini e donne, e quindi per esempio con le maggiori responsabilità di cura che hanno le donne in questo mondo che viviamo, perché così è, anche se vorrei che fosse diversamente. Per questo io sono una grande fan del congedo di paternità, che purtroppo non c'è più e a livello nazionale. E quindi appunto l'importanza di avere un dato puro che si ottiene o con i microdati e comunque lavorando sul mercato del lavoro complessivo, sulle aziende con più di 100 dipendenti, avremo comunque dei dati che hanno delle distorsioni dal punto di vista statistico, perché il mercato del lavoro è vario e ci sarà sempre una distorsione, un bias dovuto a quello che non riusciamo ad osservare. Per questo è molto importante, per esempio, sarebbe importante fare dei focus specifici, per l'importanza di andare dentro a delle specifiche professioni, a degli specifici settori, perché in questo modo donne e uomini sono molto simili tra di loro, no? Per esempio lo studio che ho fatto io come singola ricercatrice sui medici, hai la stessa laurea e la stessa professione, questo ti consente di avere un dato pulitissimo, cioè più preciso, no? Questo è il lato invece debole di questo tipo di studi, è la scarsa rappresentatività, non dicono nulla sul mercato del lavoro, però molto spesso informazioni preziose, sebbene non rappresentative, possono essere fornite dagli approfondimenti specifici, e questo davvero sono dati inattaccabili, quindi sì, sicuramente sul fronte del miglioramento dei dati c'è un po' da fare, insomma. Comunque so che le istituzioni sono committed su questo e questo è già un buon passo. Grazie. Grazie alla dottoressa Gajaschi. Io intanto ringrazio, ho visto due persone in sala e mi fa piacere vedere che sono il segretario regionale del Partito Democratico Vinicio Peluffo e Sara Valmaggi, ex consigliera regionale che si è occupata molto di questi temi nella precedente legislatura. Vorrei mandare adesso, prima di continuare con le persone presenti, un breve video della dottoressa Palumbo di Terziario Donna Milano, che ci teneva molto a raccontare l'esperienza di Terziario Donna Milano, proprio per quello anche che diceva la dottoressa Gajaschi sulla differenza anche di alcuni settori. Quindi prego di mandare il video, che è un video in cui si parla un po' di tante cose diverse. Ringrazio, so che c'è qualcuno in sala di Confcommercio di Terziario Donna, ringrazio comunque almeno la presenza molto precisa e puntuale della dottoressa Palumbo. Adesso alternerei Sabina Montempelli e poi Serena Montempelli, scusa, e poi il dottor Bottelli e la dottoressa Zannino. La parola a Serena. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito, grazie per il percorso che abbiamo messo in moto, sperando che sia un percorso che non finisce oggi. A sentire l'ultima testimonianza, francamente temo che rischiamo di andare tutte in pensione con la legge Fornero, se dobbiamo avere tutti questi dati per risolvere il problema. Invece credo che una sensibilizzazione che può partire da qua, che può partire da Milano, che può partire dalla Lombardia, potrebbe, malgrado i tempi bui, perché il fatto che ad aprile il nuovo ministro del lavoro abbia... Va bene, sia accentrata, non è un buon segno. Già facevamo fatica ad avere visibilità prima. Mi sembra di ritornare all'epoca quando il rapporto ex articolo 9 della 125 veniva fatto su carta e le multinazionali tipo la Fiat presentavano solo a livello nazionale dei volumi che la Treccani gli faceva un baffo ed erano assolutamente impossibili da leggere e da interpretare. Quindi una conquista è stata anche il fatto
di avere la possibilità di avere i dati unità produttiva per unità produttiva, ma soprattutto una cosa che io vorrei ricordare prima di tutto a me stessa, perché faccio la sindacalista, questi dati non vanno solo alle consigliere di parità, che giustamente ne fanno un uso macro e un uso statistico, vanno alle RSU delle aziende. Quindi nelle aziende dove è presente la rappresentanza sindacale, mi stupisco del fatto che sia così difficile e lontano dalla cultura anche dei nostri compagni sindacalisti il fatto di ritenere questo strumento importante per conoscere la propria impresa, per andare a vedere se c'è qualche cosa che non funziona nella discriminazione di genere o nella segregazione delle donne all'interno della propria unità produttiva. E infatti, quando ero giovane, facevo le assemblee e chiedevo: chi di voi conosce l'articolo 9 della legge 125? Molti mi guardavano come la mucca guarda il treno. Cos'è questa cosa? È un ennesimo adempimento? Non è un ennesimo adempimento, è, come abbiamo visto nel video, un potentissimo strumento di conoscenza della propria impresa, non soltanto per la situazione delle donne, per la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici in generale, che possiamo disaggregare per area, possiamo capire gli operai e le operaie, possiamo capire gli impiegati e le impiegate, i quadri, come funzionano le politiche anche di carriera delle donne e degli uomini. Io mi sono molto stupita una volta che ho chiesto per l'appunto in un'azienda il rapporto e ho visto che tra i dirigenti c'era una donna, ce n'era una sola, che guadagnava la metà dei suoi colleghi, ma siccome di dirigenti ce n'era una sola, questa aveva proprio il marchetto di fabbrica, si sapeva che era lei quella che era in questa situazione, eppure nessuno ha preso in considerazione il fatto che lì c'era un problema di discriminazione chiarissimo. Poi, quindi questo è una mea culpa, credo che anche le organizzazioni sindacali, territoriali, confederali, di categoria, devono fare rispetto al non aver utilizzato in questi anni una legge che avrebbe consentito di mettere mano a molte cose e invece avevamo cose più importanti da fare. C'era la crisi economica, dal 2008 il mondo è crollato, figurati se mi vado a preoccupare del fatto che una donna guadagna meno di un uomo a parità di inquadramento e di mansione. Mi devo preoccupare che non perda anche quel lavoro, che non venga considerato come salario aggiuntivo familiare, per cui licenziamo prima lei perché lui è capo famiglia e ha una famiglia da mantenere. E quindi anche combattere nelle crisi aziendali perché non ci fosse il fatto che prima venivano licenziate le donne e poi gli uomini. Teniamo conto che la percentuale di separate, di divorziate con figli a carico è alta, che non sempre prendono quello che dovrebbero dal punto di vista della separazione e che quindi licenziare una donna in queste condizioni è fare un'ennesima discriminazione sulle discriminazioni che già ci sono. Abbiamo la soluzione al problema? Non credo, però partendo dalla formazione e dalla cultura forse possiamo mettere un cuneo che ricominci a sensibilizzarci rispetto a queste cose. Ricordo a tutti che all'interno della legge 125 c'era un finanziamento una volta per fare delle azioni positive per cambiare le situazioni nelle aziende e aveva una scadenza del 30 di novembre. Io tutti i 30 di novembre, oltre a tante altre cose, penso anche al fatto che non abbiamo più un'opportunità che in qualche situazione è riuscita a cambiare la storia. Grazie Serena. Allora a questo punto chiedo sia al dottor Bottelli sia alla dottoressa Zannino se è vero che è un ennesimo adempimento questa raccolta o quali voi individuate che siano all'interno dell'azienda grande e piccole i difetti o le aree di miglioramento di questo tipo di raccolta. Buongiorno. Grazie dell'invito, è un'occasione per me interessante perché usualmente mi confronto con un pubblico diverso da quello che è presente questa sera in questa sala, quindi spero di non eccedere in franchezza, che è una delle mie caratteristiche quando affronto queste riunioni. Anch'io sono un sindacalista fondamentalmente come Serena Bontempelli, ecco, e mi viene da dire che il rapporto previsto dalla legge 125 è una eccellente esemplificazione di ciò che
nel linguaggio sindacale si dice piuttosto che niente, meglio piuttosto. Perché in effetti questo rapporto, che per carità è una bella cosa, perché comunque dimostra che c'è una sensibilità al tema, che ci si pone il problema di quella che dovrebbe essere una parità che di fatto non è realizzata, ma però, e qui magari lo dirò meglio dopo quando si entra in certe domande, dobbiamo anche stare attenti a non far confusione tra cause ed effetti, perché sono due aspetti oggettivamente differenti. Di fatto, da un rapporto come questo, ma a mio avviso si cava veramente molto, molto poco. Senza contare il fatto che esistono delle oggettive difficoltà di carattere operativo nella compilazione. Diceva molto bene la dottoressa Pellegrini che è impostato su logiche che sono oggettivamente superate. E allora nel momento in cui si fanno dei medioni, prescindendo da qual è l'orario, da quali sono le posizioni e così via, beh, ne viene fuori un qualcosa che può essere la spia e magari anche la conferma dell'esigenza di un problema, ma non ne dà le effettive dimensioni, e non dandone le effettive dimensioni rende oggettivamente difficile pensare a quali possano essere gli interventi. E allora dico che tre cose senz'altro ci vorrebbero. In primo luogo un aspetto di semplificazione di come si fa la raccolta di questi dati. Un aspetto di risorse, giustamente diceva la dottoressa Pellegrini che nel momento del rapporto c'era un delirio negli uffici. E certo, ma nel momento in cui si fa una cosa complicata, che oggettivamente oltretutto aveva tutta una serie di differenziazioni da regione a regione, per cui una società multilocalizzata, figuratevi, sì, al limite faceva le cose tipo la Fiat se lo poteva permettere, faceva il librone e lo metteva lì e nessuno poteva trovare da ridire. Però ci sono aziende che oggettivamente impazziscono per questa realtà e allora devono poter trovare negli uffici delle consigliere di parità delle risorse sufficienti a favorire una compilazione corretta. E poi c'è un altro aspetto, c'è quello oggettivamente della visibilità, perché giustamente il rapporto è presente sul sito, eccetera, eccetera. Però in giro non è che vada molto, e siccome io sono assolutamente convinto che il primo problema che noi abbiamo nel nostro paese è un problema culturale, un problema di cultura sul ruolo della donna, bisogna che sta cosa non giri solamente fra gli operatori, ma finisca nelle mani così del passante. Perché solo nel momento in cui il singolo cittadino, il cosiddetto padre di famiglia, si rende conto di quali sono le problematiche, che può cominciare ad esserci quel cambiamento culturale di cui abbiamo un estremo bisogno. Cambiamento che, poi finisco perché non voglio travalicare i tempi, oggettivamente in imprese virtuose si sta anche verificando. Vi faccio solamente due esempi. Proprio stamattina c'era il presidente di Farmindustria, che se qualcuno di voi si legge Farmacronos è una cosa specializzata, che dice... Tanto quanto il rapporto. Sì, tanto quanto il rapporto, più o meno. Che sostanzialmente evidenziava l'importanza del ruolo della donna nell'industria farmaceutica. A mio avviso la rilevava in una circostanza che per me non è felicissima, perché era in occasione della presentazione di un libro bianco di Honda dedicato ai caregiver, in cui si rilevava che l'86% delle italiane svolge il ruolo di caregiver. Scusate, c'è un qualcosa che non funziona in una cosa di questo genere.
Ciò non toglie che nell'industria farmaceutica c'è un 40% di personale femminile, che non è malaccio tutto considerato, tanto più se si pensa che nel settore della ricerca e sviluppo si passa il 50%, ma non solo. Se prendiamo anche un settore come la metalmeccanica o la meccatronica, come si usa dire adesso, beh, nella metalmeccanica, che istintivamente finisce per essere vista come un'industria brutta, sporchevole e così via, beh, le cose in realtà sono un pochettino tanto cambiate. Certamente lì abbiamo ancora un grossissimo gap di presenza femminile. Le donne nell'industria metalmeccanica sono il 21% degli occupati, è poco. Mi rendo conto che esistono dei trascinamenti culturali. Guardate, io mi ricordo che assistetti le acciaierie Falck nell'accordo del febbraio 1981, parliamo di 37 passa anni fa, in cui per la prima volta si affermò il concetto di introduzione di lavoro femminile in acciaieria. Mi ricordo che per la prima volta si parlò di gruiste in acciaieria. Maneggiare una gru in acciaieria non è una roba tanto semplice, perché c'è un affare enorme che scorre sul tetto. E mi ricordo lo scalpore che fece. Però dal 1981 ad oggi devo dire che tantissimi progressi, ma non è che ne siano stati fatti. Proprio l'altro giorno ho partecipato a una riunione del Consiglio Generale di Federmeccanica, perché Federmeccanica è dal 2015 che nel suo manifesto delle relazioni industriali ha introdotto un concetto relativo al ruolo della donna e ha messo in piedi un progetto. Progetto su cui non sto a soffermarmi perché è interessante, però voglio così molto sinteticamente leggervi tre righe che sono presenti in questo volumetto che si chiama Impegno, dove ci sono i 10 punti che Federmeccanica ha posto tra i suoi impegni principali. E esiste un punto specifico, il punto 8, che dice riconoscere e affermare il ruolo delle donne. E in particolare dice: la verità è che ci misuriamo con un triplice pregiudizio, quello della società, quello delle imprese e quello delle stesse donne. I problemi che abbiamo sono da affrontare su questi tre versanti. Mi fermo qui perché tante altre cose che vorrei dire magari le mettiamo dopo. Allora, ha chiesto un minuto, ma un minuto posso concedere solo perché siamo già un pochino lunghi. Allora, io a Massimo Bottelli replicherò in separata sede e gli dirò tutto quello che pensa. Io la penso in maniera assolutamente diversa da lui, perché noi non stiamo parlando in generale della situazione, del ruolo delle donne, stiamo parlando del fatto che le donne guadagnano meno degli uomini, e questo è un problema tra i problemi. Tu hai parlato della Falck 1981, io ti parlo della BB, visto che facciamo nomi di aziende. Nel comitato di pilotaggio della BB noi vedevamo i numeri, chi faceva la formazione, eccetera, eccetera. Caspita, il comitato di pilotaggio, quando si è reso conto che su una percentuale di addette del 20% ce n'erano il 11 che faceva la formazione, abbiamo detto: ibò, noi non ti fermiamo nessun piano di formazione se non mettiamo in atto delle azioni positive. Vorrei che ricordassimo queste cose, perché sono strumenti per alzare la percentuale. Perché le donne non facevano formazione in ABB? Perché i corsi si facevano a Sesto San Giovanni e le donne lavoravano a Frosinone, e le donne lavoravano a Colleferro, e le donne lavoravano a Torino, avevano famiglie, bambini, anziani da curare, che è sempre il solito motivo. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato i corsi di formazione a Frosinone, abbiamo fatto in modo che quando c'era una lista d'attesa ci fossero delle priorità perché potessero iscriversi le donne ai corsi di formazione, e abbiamo allineato la percentuale di donne in formazione alla percentuale delle addette. Questa è un'azione positiva che ci è costata 2 anni di lavoro, di discussione, di fatica, ma che ha portato dei risultati, se crediamo che la formazione sia una leva per la carriera e quindi anche in qualche maniera per l'aumento dei salari. In pratica, nel
dopo parleremo anche di formazione, avremo anche formazione. Questo chiedo due parole, ha già dato la sua posizione nel video ad Anna Zannino. Per la piccola e media impresa, qual è la difficoltà? Beh, la piccola, il dato, che dire, io rappresento quella parte dell'universo che è totalmente sconosciuta per il dato. Io personalmente sono un'imprenditrice, ho 9 dipendenti, di cui 7 donne. Abbiamo un regolare contratto del commercio. E tutto questo mondo, che non è un mondo da poco, è un mondo che rappresenta più del 90% del nostro paese, non soltanto della Lombardia. Ecco, questo mondo è completamente... assente dalla 125, dall'obbligo. All'interno all'interno di CNA, che è un'associazione datoriale che rappresenta questo tipo di imprese e questo mondo, io mi occupo dell'imprenditoria femminile. E non vi nascondo che qualche anno fa, poi abbiamo perso proprio forse la sensibilità anche veramente, ma un po' di tempo fa ci siamo indignate rispetto a questa posizione della 125 come Comitato per l'Imprenditoria Femminile, dicendo: ma come, la 125 ci ignora completamente e perché noi no? Abbiamo analizzato i dati, i questionari. E ci siamo dette: ragazze, se vogliamo farci del male, parlo con il molto, molto apertamente con il duplice cappello, se vogliamo farci del male, se vogliamo che all'interno dell'associazione, già la vita dura e difficile che ha un comitato per l'imprenditoria femminile, sia ulteriormente crocifisso, andiamo a proporre questo tipo di dati, da quello che mi dite non sono molto cambiati, quel tipo di dati, quel tipo di questionari all'interno delle nostre aziende. Sarebbero state assolutamente disattese. Però è un grosso buco, non soltanto, una grossa mancanza, non soltanto da un punto di vista statistico, perché cioè, mi sembra banale dirlo, ma è un, dal mio punto di vista, io qua mi ci metto proprio personalmente, è una grossa carenza, perché proprio all'interno di questa tipologia di aziende, dove le donne sono molto presenti e dove in molti casi c'è una commistione pericolosa, dangerous, tra imprenditrice che assume donne. Allora succedono le peggio cose, fatemelo dire, le peggio cose, sto banalizzando. Ci sono dei modelli organizzativi molto interessanti, dove in maniera molto scientifica, forse pomposa, l'esponente del commercio terziario donne raccontava, ma veramente si sperimentano una serie di modelli, se vogliamo usare una parola forse grossa, però buone pratiche, quelle che potrebbero diventare azioni positive se fossero messe a sistema, se fossero conosciute, se fossero rese note. E invece tutto questo succede one to one, succede nelle sperimentazioni dove anche noi all'interno dell'associazione e all'interno di un osservatorio privilegiato dell'associazione come quello dell'imprenditoria femminile facciamo abbiamo una difficoltà estrema a raccontarcele queste cose. A maggior ragione non escono di lì. Quindi il dato, il modello, il dato sia statistico ma il dato anche proprio di che cosa succede sarebbe estremamente importante. Questo tipo di dati sicuramente no. Allora, siamo in conclusione di questo primo blocco, adesso ci avviciniamo, io volevo solo tirare un po' di fila e fare alcune considerazioni che poi sono anche delle proposte. Allora, la necessità di semplificazione è fondamentale perché il processo di raccolta dati siano semplici e ci siano anche nuovi criteri di raccolta dati, perché in questo momento sembra che non siano comunque efficaci, e soprattutto l'omogeneità, perché molti lo hanno rilevato molto anche le persone che sono intervenute il 15 ottobre, non si possono misurare dei dati eterogenei tra loro, e forse non è il salario, cioè non è la paga oraria, non è la retribuzione oraria quella su cui bisogna misurare questo gap. Io credo che Regione Lombardia potrebbe veramente rendere accessibili per tutti
associazioni datoriali, sindacati, imprese, i risultati della raccolta dati. Adesso c'è questo gap nuovo del fatto che i dati li raccolga il Ministero, però è la pubblicizzazione, perché un conto è richiedere un dato e un conto è pubblicizzarlo. Io sono d'accordo con quello che diceva Nannicini, il consumatore deve sapere che in quell'azienda c'è una politica di parità di genere come occupazionale, ma anche salariale, per cui Lombardia, Regione Lombardia, dovrebbe rendersi parte attiva nel riuscire a comunicare non solo sul suo sito. Io sfido chiunque ad andare sul sito a cercare consigliera di parità, rapporto di parità, per vedere quali sono le aziende. Cioè non è quello. Secondo me le azioni devono essere un pochino più incisive, ci deve essere una campagna comunicativa più incisiva su questo punto, se veramente ci interessa. Poi io credo anche che in alcuni casi sono grandi agglomerati di aziende e di associazioni che danno dei bollini rosa. C'è questa questione del bollino rosa per chi fa azioni di politiche di parità all'interno della propria azienda, piccolo o grande che sia, perché io sono d'accordo che il buco sta lì, perché poi in Lombardia non ci sono solo aziende sopra i 100, in Lombardia ci sono aziende sotto i 100, sotto i 50, sotto i 20, e allora noi dobbiamo riuscire in qualche modo, non magari obbligandole a fare una compilazione che può fare una grande azienda perché ha quel tipo di personale, ma attraverso una campagna di comunicazione, una campagna di sensibilizzazione, per cui la Regione Lombardia di questo si deve fare carico. E quindi io credo che anche la questione del bollino rosa che alcune associazioni hanno portato avanti possa essere un'iniziativa fatta da Regione Lombardia, perché questo conviene a Regione Lombardia, perché ci fa una comunicazione, dice che sta vicino alle donne, che si prende carico di queste cose e sta vicino alle aziende, quindi sollecita le aziende in qualche modo a delle buone pratiche, e nello stesso tempo secondo me ha anche un ritorno, perché alla fine se si tratta di cose sperimentali le lasciamo sempre fare alle aziende o vogliamo farle come istituzioni questo tipo di iniziative? Mi chiudo qua, e credo però che anche le associazioni datoriali potrebbero avere tra i loro goals quello di raggiungere, di diminuire la forbice. Cioè deve essere chiaro, deve essere una cosa quasi statutaria all'interno di un'associazione datoriale, piccola o grande, che siano le aziende che raccoglie. Per cui io credo in questo sia molto importante. Un po' è lanciare l'amo, poi andremo oltre. Facciamo un cambio, lanciamo un altro video. Ringrazio Camilla Gajaschi che ha dato degli stimoli interessanti, chiedo al dottor Bottelli di rimanere con noi qui al tavolo, chiedo a Valentina Cappelletti di raggiungere, però se volete vedere il video forse è meglio vederlo da quella parte lì, e poi chiamo a stare accanto a me altre persone che interverranno. Grazie.